Quest'anno sarà la sesta edizione, chiaramente ogni edizione cerchiamo sempre di dare il massimo nell'organizzazione e di renderla sempre più ricca, sia di personaggi che dal punto di vista poi strutturale. Infatti, la sesta edizione conterrà delle novità che sono sia degli artisti, perché avremo sia Lino Dangiò che farà il co-conduttore con Antonio D'Ascoli, sia il noto musicista Marco Zurzolo che farà un mini concerto. E poi abbiamo, oltre ai soliti premiati per settore, tre leoni d'argento più il premio Caivano, che li sveleremo in questa conferenza stampa, ci saranno un'attenzione come al solito per le scuole. Avremo una borsa di studio per le scuole superiori e un bonus di attrezzature didattiche per una scuola primaria. L'invito lo facciamo sempre ogni anno, purtroppo il Palazzo Marchesale si fa sempre più piccolo nonostante sia enorme. Infatti ogni anno abbiamo sempre un'affluenza forte, un'affluenza bella, tiriamo fuori tutta la Caivano che io chiamo l'altra Caivano, cioè quella lì dove ci sono persone che lavorano veramente, persone, professionisti, attività, attivisti, cittadinanza attiva, quindi abbiamo tutta quella parte che non è tanto decantata dai media. Importante perché sappiamo che Caivano è un territorio difficile, però Caivano ha anche una comunità di cittadini operosa e per bene, quindi la comunità di Caivano non è meritevole di avere un marchio come tanti lo hanno affibbiato. Il governo si è impegnato molto, si sta impegnando ancora molto. Noi come commissione straordinaria stiamo operando per ripristinare la struttura comunale e la legalità. Noi rappresentiamo insieme al collega Giannotti la società Sella Personal Credit e quindi il servizio a pago, che praticamente è un servizio che vuole dare agli esercenti la possibilità di rateizzare le vendite, quindi invece delle vendite in contanti fare delle vendite rateali. Quindi abbiamo avuto l'autorizzazione e l'onore di rappresentare e quindi di sponsorizzare questo importante evento per la nostra città. Quindi ci tenevamo a essere presenti perché siamo consapevoli che questo è un momento soprattutto di crescita culturale e civile per l'intera collettività amministrata, ma anche soprattutto di promozione del nostro territorio e soprattutto delle attività quindi economiche delle imprese che stanno sul territorio. Questo è il senso della nostra presenza e quindi della nostra partecipazione a questo importante evento. Bellissimo, sono felicissimo di essere qui. Questa è una zona a me cara perché poi sono venuto tante volte. Poi sai, quando ti cominci a fare anziano, quando vai nei vari posti, trovi persone che è bellissimo, che ti ricordano, ma tu ti ricordi sei stato qua quando abbiamo fatto quella cosa? E qua ne ho trovate tante, a cominciare dalla Guardia Giurata che mi ha riconosciuto da fuori, che io stavo cercando di capire dove parcheggiare, e la Guardia Giurata ha detto: "Prego, ti ho riconosciuto, vieni". Allora queste sono quelle piccole soddisfazioni e sono contento di essere questo premio di tante eccellenze. Poi insieme a Marco ci conosciamo da 30 anni, quando lui teneva il sassofono piccolo così, e quindi è una grande gioia essere qui a Caivano in questo momento, dove poi su Caivano c'è tanta attenzione, che per fortuna anche attraverso questo premio, che è la sesta edizione, c'è la possibilità di parlare di Caivano ovviamente in maniera diversa, cominciamo da un bel po', ma adesso a cancellare delle pagine brutte che erano legate a questo territorio straordinario, e quindi anche per questo io sono ancora più strafelice di poter contribuire nel mio piccolissimo, piccolissimo, piccolissimo a questo premio, che ci permette appunto di parlare di eccellenze, che ce ne sono tante in questo territorio. E questo è fondamentale oggi per le giovani generazioni, dare degli esempi positivi. Purtroppo attraverso telegiornali si parla sempre di esempi negativi, di fatti di cronaca. L'importante è far sentire, non dico almeno pareggiare, perché io capisco che la cronaca o i telegiornali devono parlare di fatti ovviamente incresciosi, però quantomeno cercare di a pareggiare i messaggi negativi che arrivano attraverso
esempi belli che possono essere ancora importanti e fondamentali per i ragazzi. Sì, allora io in quella serata farò il tuo valletto, che è una delle cose, diciamo, che aspiravo nella vita. Dice, ma quando è che riuscirò a fare il valletto ad Antonio Nazzoli? E quindi sono a tua disposizione con incursioni oppure momenti. Sì, è chiaro che parleremo con personaggi miei che possono essere legati allo sport, ma anche alla politica. Tu sai bene che io da circa 25 anni tutti i sindaci di Napoli li ho invitati tutti, tant'è che a Napoli dice, ma perché ti candidi tu direttamente, così a finire, compreso anche presidenti di regione, quindi voglio dire, laddove ci sta da fare satira io ci sono sempre. Mi raccomando, facciamo una straordinaria serata. Ci tengo, il premio veramente fondamentale per la Regione Campania.